Raccontare le radici dello sport sociale e popolare per guardare in avanti, in prospettiva. Un messaggio per città più vivibili e amiche del gioco, dello sport e delle attività motorie. Questo è l'UISP di sempre, di ieri e di oggi, che a Roma ha riunito dirigenti storici dell'associazione. Noi siamo tutti agli episodi, capito? Corri per il Verde è l'antesignana delle stracittadine su strada e nello sterrato. Lanciata 45 anni fa dall'UISP Roma, insieme ad un manipolo di società sportive, disposte a difendere dal cemento spazi di verde, con l'occupazione pacifica e festosa di una corsa podistica per tutti, per tutte le età e per intere famiglie. Quel messaggio, ancora oggi, è attualissimo, anche se è minacciato dal doping dell'indifferenza, come l'ha chiamato Giuliano Prasca, giornalista di Paese Sera, presidente UISP Roma negli anni 70 e assessore al patrimonio della Giunta Petroselli. Che stiamo vivendo in questa fase in una situazione di indifferenza nei confronti della città, nei confronti degli altri e particolarmente nei confronti dei giovani e dei giovanissimi. Quindi la battaglia Corri per il Verde oggi, a mio giudizio, è una battaglia contro proprio il doping dell'indifferenza. Adesso siamo al 45esimo, è la sesta volta che, diciamo, mi occupo di Corri per il Verde. Sono stati anni intensi, importanti, difficili, l'abbiamo affrontata insieme, abbiamo fatto crescere generazioni di ragazzi che sono diventati indispensabili nella costruzione delle tappe, l'abbiamo fatta sentire parte anche di tutto quel mondo delle associazioni che non è affiliato all'UISP. La storia di Corri per il Verde coincide in gran parte con quella dello sport popolare e sociale di Roma in questi 45 anni. Insieme a Prasca è intervenuto Ugo Ristori, presidente nazionale UISP negli stessi anni, sino al 1982, che ha ricordato come Corri per il Verde a Roma si legasse al progetto nazionale Corri per la Salute UISP. Quando si diceva Corri per il Verde, ed era collegato al problema della salute dei ragazzi che stavano crescendo in locali, in città dove il verde non c'era, oppure veniva utilizzato per costruire questa infinità di palazzi che si trovano dappertutto. Con loro si sono alternati al microfono altri pezzi importanti della storia UISP, da Vincenzo Bigiaretti a Claudio Aiuti. Corri per il Verde correva su tutte le aree che andavano espropriate per farci i giardini, per farle pubbliche. Queste iniziative hanno questo senso di unire la gente al quartiere dove abita, a dove può andare a fare una qualsiasi attività, non dico sportiva, già di movimento. Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza personale. Correva la manifestazione UISP con tutta la sua famiglia e così ha incontrato lo sport, la sua passione di vita. Sono intervenuti anche Enrico Castrucci, presidente della Maratona di Roma, e Fabio Martelli, Fidal Lazio.